Festival per i cittadini di domani, arte al femminile e ancora gestire il benessere mentale. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Progettare un nuovo modello di apprendimento per formare i cittadini di domani. Questo è l'obiettivo del festival La Scuola È, organizzato da De Agostini Scuola. Stiamo parlando di un evento dedicato alla formazione dei docenti di oggi e dei cittadini di domani. Inclusione, sostenibilità, parità di genere e innovazione. Questi i temi principali del festival, partito l'8 marzo e che si concluderà il 22 aprile. Noi di Pop Economy ne abbiamo parlato con Serena Giacomin, presidente dell'Italian Climate Network. Un festival molto importante per la scuola italiana, si concluderà il 22 aprile. La Scuola è un festival dedicato ai docenti e anche ai cittadini di domani. Il festival di De Agostini Scuola è seguibile gratuitamente e online, è molto ricco di eventi importanti, tavole rotonde, eventi dedicati ai docenti ma anche ai ragazzi, momenti di confronto e anche decine di lezioni interdisciplinari. Le parole chiave: futuro, diritti, parità di genere, sostenibilità. E a proposito di sostenibilità e della nostra importanza nei confronti non solo dell'ambiente, ma anche dell'ambiente in relazione alle società e economie, si andrà ad evidenziare davvero il significato di sostenibilità e come occorre costruire il futuro in maniera tale che le giovani generazioni possano vivere una vita in sicurezza e con almeno tante opportunità quante ne abbiamo avute noi, e poi come dobbiamo investire per il nostro pianeta. La scuola è vista come un attore principale, no, nella strada della consapevolezza. I docenti in questi hanno un ruolo che è fondamentale, quindi non solo occorre riconoscerli nel loro ruolo da protagonisti verso il futuro, un futuro che sia davvero sostenibile, ma occorre anche aiutarli con gli strumenti e tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per proporgli dei contenuti e dei materiali che possano effettivamente essere efficaci nella comunicazione non solo delle scienze ambientali, ma di tutto ciò che riguarda la sostenibilità. Quindi parlavamo di diritti di genere, di diritti in generale, parlavamo di inclusione, parlavamo anche di innovazione. Ecco, tutto questo deve essere consegnato in mano del corpo docente italiano per far sì che siano davvero un vettore di conoscenza e anche di consapevolezza. La National Portrait Gallery di Londra amplia la sua collezione acquisendo 5 autoritratti di artiste donne. I ritratti sono stati realizzati tra gli anni 70 e il 2019 e affrontano questioni di identità e di stereotipi di genere. L'inclusione di queste opere fa parte di un progetto ben più ampio che mira a migliorare la rappresentazione delle donne nella galleria londinese. Attualmente la galleria è chiusa per un'importante ristrutturazione e riaprirà il prossimo anno. I lavori metteranno in luce storie di donne che hanno contribuito a plasmare la cultura britannica. Dalle artiste alle legislatrici, dalle designer alle giardiniere, l'arte, almeno a Londra, si fa donna. E se sfruttando nel modo giusto le sostanze chimiche del nostro cervello riuscissimo a essere più felici e positivi, mi spiego meglio. Attraverso le azioni quotidiane possiamo essere in grado di aumentare i livelli di serotonina, ossitocina, dopamina ed endorfina, tutte quelle sostanze che influiscono sul nostro umore. Rifacendosi alle ricerche sugli animali, gli studiosi offrono numerosi spunti utili per gestire il nostro benessere mentale.
La dopamina, ad esempio, precede il piacere. Quindi, pianificando un evento su cui si ha il controllo, come una festa, si avrà continuamente la sensazione di essersi avvicinati all'obiettivo, aumentando i livelli proprio di quella sostanza. La serotonina, invece, è nota come l'ormone del buon umore. Gli studiosi consigliano una dieta diversificata e ricca di fibre per aumentarne i valori.